Ok, benvenuti ragazzi, io sono Agisus e oggi siamo in un nuovo videogioco che si chiama Blank Dream. Innanzitutto vorrei scusarmi per la mia assenza in questo ultimo mese. In realtà sono stato un po' impegnato, come avete potuto capire sono stato a Dublino. Poi sono partito per andare in vacanza seriamente, nel senso non una vacanza studio ma una vacanza con i miei amici. E dopodiché sono stato impegnato con un Grest. Quindi sono stato molto impegnato, ma ora vi prometto che la frequenza dei video cambierà un po', nel senso sempre dal lunedì, mercoledì e sabato, ma varierò un po' di più tra Mega Man e Undertale. Siamo rimasti un po' fissi sulle solite cose. E per dimostrarvi quanto varierà, ecco il primo gioco che intendo portarvi. Questo gioco, intanto facciamo New Game, è un RPG horror, ma è veramente bello. Ho visto solo i primi 5 minuti a Markiplier e mi ha entusiasmato, quindi ho detto non andiamo oltre, godiamocelo insieme. Naturalmente è in inglese, quindi perdonate il mio inglese orribile e iniziamo. Ripensandoci, la mia era una vita noiosa. Non voglio dire che non avessi degli sfoghi, dei divertimenti. Ma se qualcuno mi chiedesse se volessi rivivere la mia vita ancora, rifiuterei senza il minimo dubbio. Infatti, devo ammettere che sono arrivato a un punto di odiarla, di desiderare che la mia vita non fosse mai esistita, più o meno. E così io, Mishiro Usui, ok? Non ho mai avuto il mio 17° compleanno lanciandomi in questo lago. Ok. Il gioco è un RPG, come vi ho già detto. Quindi la grafica è quella che è. I personaggi sono quelli che sono, ovviamente giapponesi, e si parla in inglese. Dov'è questo? Ma appena la ragazza ha ripreso i sensi, ha realizzato che non si ricordava chi fosse. Ok, fatemi capire. Si può correre con Shift, ci si muove con le cose. Il menu. Qua ho dei salvataggi, fino a 20. Ok, forse non ho ancora inventario. Ok, lo specchio non mostra nessun riflesso. Ha mostrato un riflesso. La ragazza vede se stessa nello specchio. Parlagli o vattene. Notare l'animazione come è particolare, però va bene. Ok, parliamogli. Ciao me stessa. Io sono te e tu sei me. È uno specchio, non è... ovviamente, giusto? Oh, ho perso le mie memorie, giusto? Non ti preoccupare, so come riportartene indietro. Adesso guarda negli occhi del tuo riflesso. Ok. In realtà avrei potuto dire di no. Sarebbe stato meglio, forse. Però se non mi fido di me stessa, di chi posso fidarmi? Se non sto parlando forte è perché i miei sono a dormire, quindi perdonatemi. Ok. Un posto familiare ti appare prima degli occhi della ragazza. Ok. Un computer familiare, la ragazza inconsciamente voleva accenderlo, ma si è fermata. Una borsa di scuola che è poggiata sulla scrivania. La ragazza ha preso il notebook. Kikunomiya Academy Class 1, tatino 2, Mishiro Usui. E la sua foto sulla copertina. Un armadio familiare. La ragazza sentì che il trucco non le avrebbe dato conforto. E l'orsetto la guarda con occhi
rotondi. La ragazza sentì che quell'orsetto fosse molto importante per lei. La ragazza sente un bisogno di dormire qui. E ho capito che faccio. Vabbè, l'armadio è pieno di accessori che avrebbero... non si apre. Ho guardato tutto. Ho preso un coltello. Item knife. No, non voglio uccidermi. Va bene, sembra che l'unica mia... Non ho chiave però. Magari c'è una chiave da qualche parte, fatemi guardare. Sembra che l'unica scelta che io abbia, per quanto pazza, sia questa. Ti sei infilato. Dio. Mi sono appena auto-ucciso. Ok. Ho rotto uno specchio. Ciò è buon segno, ciò è cattivo segno. La ragazza ritorna indietro, ancora davanti allo specchio. Anche se sentiva ancora una sensazione nelle sue vigorosa nelle sue mani, non c'era traccia del coltello. Bentornata, come ti senti? Uccidere te stessa nello specchio? Cos'è quella faccia? Hai qualche problema? Andiamo. Pensavo che tu volessi le tue memorie indietro. Michelle Usui, 16 anni. Mi sono affogata in un lago. Vedi? Solo parzialmente. Ma ti ricordi? Ricordi il tuo nome e come sei morta? Cerca gli specchi in questo mondo e dopo rompili. In tutto questo mondo gli specchi sono un tuo riflesso. Il tuo riflesso... Loro riflettono la tua memoria. E vedi come romperli, giusto? Devi solo ucciderti nello specchio. Rompere gli specchi. Trarre le tue memorie indietro. E allo stesso tempo otterrai il tuo desiderio. Una volta che avrai rotto tutti gli specchi potrai realizzare il tuo desiderio. Ecco come funziona. Il mio desiderio. Capito? Non stare a guardare, non stare impalata, devi romperli. E questo è il solo modo per garantire il tuo desiderio. Perché così? Chiedi, ricorda. E adesso abbiamo parlato sempre in terza persona, vediamo se magari parliamo in prima persona. Non mi ricordo perché sono arrivato a ciò, ma ricordo quanto forte fosse quel desiderio. E il desiderio che la mia vita non fosse mai esistita, per l'appunto, come ci aveva già detto la trama. Non appena mi giro. Riguadagnò un pezzo della sua memoria, sentì come se avesse perso qualcosa di importante. Molto interessante. Ok. E mi è apparsa una porta a caso, ma va bene così. C'è qualcuno? Dove sono? Sei qui, sei nuova qui, giusto? Wow! Mi sono preso un bel spavento lì. Chi sei tu? Sospetto. Chi sei tu? Oh, scusa. Mi stavo eccitando tutta. Non in quel senso. Sei appena arrivato in questo mondo, giusto? Sarai confuso allora. Io sono Yuzu. Sono sicuro che tu non possa ricordarti il tuo nome. Ma non preoccuparti. È per tutti così, per la prima volta. No, me lo ricordo il mio nome, sono Michiro.
Oh, è molto gentile, tu hai detto... Aspetta, conosci tuo nome? Molto strano, ho impiegato così tanto per ricordarmelo. Dove siamo? Questo è conosciuto come il mondo degli specchi. Sembra che un mondo... Sembra essere un mondo per le anime con un forte attaccamento ai desideri. Penso che si tratti di uno di quei posti tra vita e... tra la vita e la, dopo la vita, quindi la morte. Magari purtroppo mi sono risvegliata qui un giorno e non posso dirti nulla di concreto. Anime con un desiderio forte? Con un desiderio intenso? Ma la cosa strana è, mentre mi ricordo di essere morta per, con un qualche sorta di desiderio forte, non posso ricordarmi quel desiderio. Hai qualche idea? Mishiro, fa schifo essere te, mi ricordo il mio desiderio. Mi ricordo il mio desiderio. Eh? Ricordi il tuo desiderio? E sai come fare in modo che sia veri? Aspetta, Mishiro. Quando sei fortunata, il mondo non è giusto nemmeno nella morte. Beh, comunque. Ok, se hai intenzione di camminare in giro, stai attenta agli spiriti malvagi. Perché sono gelosi di un'anima che può... Ok, sono geloso di un'anima che possa garantire il loro desiderio, non c'è dubbio. Ok. Quindi le fiaccole sono punti di salvataggio. Quando ho ricordato mio nome ho visto uno specchio, non è stato molto tempo fa, non mi ricordo molto bene. Ma sono sicuro che questi specchi sono molto importanti. È per questo che ho chiamato il mondo degli specchi. Oh, può succedere a questo, e questo cosa sarebbe? Ah, è quella che ho letto all'inizio. Ok, ho salvato, io non sapete che non mi ricordo. Sì, ho salvato. Ho appena ricaricato il salvataggio. Come non detto. Comunque, questa porta è aperta, quindi andiamo. Comunque, come vi ho già preannunciato, questo è un gioco horror. Non è un gioco horror, probabilmente con molti jumpscare. Almeno non ne sono sicuro. Come vi ho detto, ho visto il primo episodio di Markiplier, i primi 5 minuti dell'episodio di Markiplier, e mi è piaciuto veramente tanto. Quindi non saprei dirvi esattamente se porta di bronzo bloccata esattamente in cosa consiste, come si può procedere. Ok, il coltello non taglierebbe l'albero, tanto io sto esplorando il mondo. E lo scelto ti guarda con occhi rotondi. Carino, cute. Vabbè. Molto interessante, cute. Come ho detto, se non urlo più di tanto è perché... Ok. Ok, qua inizia già le prime parti. Se vi ricordate The Witch House, un horror che avevo iniziato un po' di tempo fa con Ale, prendere gli oggetti in questi tipi di horror è la cosa più orribile che si possa fare. Porca miseria! Da dove sono arrivato? Qua c'è il teddy bear. Mi sto già cagando addosso. Ok. Mamma che ansia. Mamma. No, 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 no. Un albero morto. Ok. Ok, ho capito. Ho capito. No, ok. Ok. Ok, si può bruciare, se non ho capito male, quell'albero. Detto, fatemi salvare perché mi sono già preso abbastanza male. Comunque non so se gli oggetti possono... No! Perché dovrebbe volersi uccidere tutte le volte questa paura cristiana?
L'osservatore è uno stupido che posso giudicare dai numeri. Non potrebbe almeno dire. Non potrebbe almeno distinguere il vero dal falso. Io ho paura che quella statua mi uccida malissimo. Guardate, eh. Ecco. Come non me l'aspettavo mai nella vita, eh. Ok, il lavoro dell'osservatore è quello di uccidere i ladri. Ok, quindi non posso prendere quella cosa lì. Però mi dice che non riesce a distinguere il vero dal falso. È uno studio che può solo giudicare dai numeri. Potrebbe almeno dire il vero dal falso. Quindi, se io prendo l'ascia. Ho bisogno di fare qualcos'altro, in qualche modo ho bisogno di poter fare qualcos'altro. Oh, ma porca miseria. Non lo faccio più, giuro, via. Ok, ho capito cosa intendo, cosa vogliono fare. In pratica, adesso noi facciamo così. Prendi una. Ok. Adesso lasciamo l'ascia decorativa. Perfetto, quindi io non ho rubato. Vedi. Ah. Non me lo taglio. Ok. Legno. Ok, si è rotta ed è inutilizzabile. Porca miseria. Ok. Allora, sentiamo. Firewood. Ok, grazie. Devo fare due cose insieme. L'albero brucia, bla bla. Ok, è bruciato in ceneri. Ok ragazzi, ma per questo bellissimo episodio ci fermiamo qua. Mi ha davvero intrigato perché ho dovuto usare veramente la mia testa. E veramente, spero che il video vi piaccia. Non perché è un horror puro, ma perché io in questi horror adoro seguire la trama. Quindi se il video ci è piaciuto, un commento, mettete piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi.